Ennesimo pareggio al settimo su 11 partite per il Termoli Calcio 1920. Oggi da impattare contro il Vigor Senigallia, la seconda in classifica. È stato un Termoli pimpante, soprattutto nella ripresa. Il Termoli che è sceso in campo con una candida divisa bianca, mentre gli avversari nella classica divisa a strisce rosso-blu verticali, agli ordini del signor giudice della sezione di Frosinone, davanti a spalti discretamente gremiti con una rappresentanza di un centinaio di tifosi arrivati dal Marche. Si parte per almeno 5 minuti, le squadre si studiano. Primi a farsi vedere sotto porta sono gli ospiti con una punizione dal limite battuto da Pesaresi che colpisce la barriera. Però la palla rimane in area giallorossa e in mischia poi para Merelli. Al quindicesimo ancora la Vigor, Baldini si libera al tiro ma Merelli para a terra. Il Termoli subisce e al 24esimo Brioni riceve un assist involontario da un difensore giallorosso. La troppa fretta gli fa sbagliare un gol che sembrava cosa fatta. Un minuto dopo, al 26esimo, ancora incertezza della difesa del Termoli che smarca Del Rico, quello marchigiano, ma ancora la precipitazione la porta a sbagliare e il Termoli si salva ancora. Arriva però anche il momento finalmente del Termoli calcio. Defendi smarcato in aria, a botta sicura, ma il tiro va sul fondo. Al 37esimo, doppia azione pericolosa del Termoli che con Carnevale lascia partire un siluro di rara potenza che si schianta sul palo della destra del portiere battuto. A subito dopo, Filogamo in aria viene preceduto in deviazione in angolo di un niente. Al 44esimo il Termoli perde Defendi per uno scontro di testa con un avversario e deve essere portato in ospedale per lui ferita al sopracciglio e si va quindi poi al riposo. Torna in campo un Termoli molto più deciso. Al settimo della ripresa Romano, che ha sostituito Defendi, entra in area a tu per tu con il portiere e si intreccia purtroppo con i suoi piedi e cade da solo in area. Al decimo Corcione sciupa ancora per il Termoli. Al 17esimo Ferri del Vigor Senigallia, appena entrato da fuori, tenta la conclusione, ma va fuori. 26esimo Carnevale riceve uno splendido assist, tira a pochi metri dalla porta e Roberti gli respinge il tiro. Il 27esimo Senigallia con Mancini ci prova per i marchigiani, fuori di pochissimo il suo tiro. E arriva così il settimo pareggio su 11 partite per il Termoli, che ha comunque la consolazione di non essere più ultimo in classifica da solo, perché la sconfitta del Roma City fa sì che il Termoli ora è penultimo con 7 punti. Comunque, a parte la mancata vittoria, oggi è stato davvero un buon Termoli.